Buongiorno, grazie a tutti per essere venuti. Noi presentiamo oggi una serie numerosissima, perché parliamo di 11 concerti che Francesco Vitetta ci fa l'onore di tenere al Museo Sigismondo Castromediano, sotto l'organizzazione dell'Associazione Mireo e il sostegno della provincia di Lecce. Abbiamo per la verità coinvolto nel programma anche l'Associazione di Amici della Lirica di Tito Schipa, la FIDAPA, quindi diciamo ben un po' di associazioni e organizzazioni culturali locali, in realtà per celebrare un grande della musica che non ha bisogno di presentazioni. Come Chopin. Dicevamo prima, Francesco Vitetta faceva un'osservazione giustissima, in realtà Chopin non ha bisogno di essere commemorato, ricordato, possiamo dire che insomma è nella mente, nell'animo di ciascuno di noi sin da, diciamo da sempre. Anche dei ragazzi che hanno i primi approcci alla musica, approcci esclusivamente scolastici, Chopin c'è, tutti sanno chi è, tutti conoscono, sentire che diciamo che parte, minima parte, ma tutti conoscono Chopin, noi non abbiamo bisogno di ricordarlo, tantomeno ovviamente di promuoverlo sicuramente. Quindi l'iniziativa è soprattutto un momento di, come dire, di gusto per noi nella fruizione di questa musica. Diciamo che sogneremo con la musica di Chopin e perché no di studio anche, di riflessione su questa musica e sul percorso, questo ovviamente vi diranno sicuramente di più Nando Martucci e Francesco Libetta, e dicevo di una riflessione, di uno studio che questa musica ha avuto nell'evoluzione del gusto ovviamente di Chopin, che è passato dalla Bologna ai fasti e al successo della Francia, e quindi ovviamente la sua musica ha avuto un percorso di evoluzione che impareremo a conoscere con questa serie di concerti. Un percorso di 11 incontri che non è una riscoperta antologica di Chopin, non ce ne sarebbe bisogno, ma che lei ha individuato secondo un criterio ben preciso, quasi divulgativo. Sono tutte le opere che Chopin ha pubblicato per pianoforte solo, dall'opera 1, un pezzo giovanile, anzi come preludio facciamo pure una piccola polacca che lui ha scritto a 6-7 anni, è scritto e pubblicato, fino all'ultimo pezzo pubblicato che in realtà non è più per pianoforte, è per pianoforte e violoncello. È il percorso di un giovane di provincia, geniale, che il suo maestro riconosce già come talento straordinario, che arriva prima a Vienna, approda infine a Parigi e lì arriva a incarnare l'esotico, il romantico, il personale, il poetico, come poi nessun altro dopo di lui, e apre la strada a un certo modo di intendere il pianoforte, addirittura a un certo modo di intendere la musica. Poi mi piace che la cornice non sia un teatro. Chopin ha fatto pochissimi concerti e sempre malvolentieri. Lui suonava veramente nei salotti, nelle piccole sale, così come la sala del Museo Castromediano. E suonava in un certo senso a stretto contatto con il suo pubblico, di cui sentiva di far parte. Non si teneva da un'altra parte come diciamo l'artista o l'intellettuale cent'anni dopo di lui. Lui anzi ci teneva ad andare nei salotti in carrozza, a indossare i suoi guanti bianchi, a vestirsi esattamente come gli invitati delle sue serate. Il contesto mi sembra che sarà quindi il più adatto per poter comprendere anche il contesto di ascolto storico di queste opere, che tuttora rimangono comunque non solo interessanti ma eseguitissime in sala da concerto per lo più.
Per i ragazzi di oggi Chopin rimane poco più che una figura nei manuali di storia della musica. Lei come lo spiegherebbe, come racconterebbe la storia e il pregio tecnico di Chopin a un ragazzo di oggi? Ci saranno molti ragazzi provenienti da alcune scuole private della provincia, cioè per esempio da Copertino Sipario, da Tricase, la Musication. In fondo diciamo che Chopin per un pianista è una figura abbastanza familiare nella sua traduzione, ecco, più anacquata. Certo, è proprio la musica per pianoforte che sta diventando lentamente estranea al pubblico più televisivo, però questo è un problema che riguarda il pubblico televisivo. Qui abbiamo a che fare con una figura che è interessante avvicinare in questo modo, appunto un po' monumentale magari, perché si sposta da un romanticismo un po' sentimentale, un po' dolciastro, come qualcuno potrebbe essere portato a intendere, al romanticismo noir di quegli anni. Per intenderci, una delle patrone di Chopin, la principessa del Bel Gioioso, lei imbalsamò la testa del suo amante, gliela trovarono nell'armadio di una villa che aveva in Lombardia. Era un ambiente dove non tutto era quello che la gente associa col romantico.